Buongiorno Gemmine, benvenuti nei Vlogmas giorno 3, sai che ore sono? Presto. È l'ora di aprire la terza casellina! Ora che c'è il calendario dell'avvento mi voglio alzare subito la mattina. Oggi il vlog lo faccio io, quindi il cioccolatino mi tocca a me, giusto? Giusto. Allora, però la cosa brutta è che abbiamo scoperto che tutti i cioccolatini sono uguali, anche di forma, però vabbè, chi se ne frega, sono molto buoni. Ecco qua i tre, vediamo un po'. Simon vuole vedere che stai mangiando, eh? Molto attento lui. Guarda Simon, guarda, piace? Vieni qua Simon, vieni a vedere, vieni. Che cos'è? No, non lo sputare però. Simon c'ha la sua mossa. Che annusa annusa e poi sputacchia. Un altro topolino, non me l'aspettavo. Wow, che sorpresa. Che sorpresa. Vedi Simon? C'ha solo un'uvetta, quello di ieri ce n'aveva tre. No, no, no. Poverino, dai. E Jaimino, no, quello è il mio cioccolatino. Lascialo stare, lascialo, ti sto coccolando. No. Oddio ragazzi, non potete capire che cosa è appena successo. Ho acceso questo, succede quando uno vuole subito fare colazione senza neanche essersi svegliato bene. Aspettate che apro la finestra, che è meglio. Oddio che puzza. Ho acceso il gas perché volevo fare i pancake. E guardate, mi sono bruciata i capelli. Oddio, c'è troppa puzza, mamma mia. E mo che faccio? Meno male che me li volevo tagliare un po'. Che faccio? Li sgrullo? Come faccio? Non lo so. Vediamo. Madonna, mi sono bruciati troppo, eh? Ma come hai fatto? Non lo so perché... Oddio. Ho acceso... Amore, attento, ti si sporca il letto. Ho acceso il gas, ma è uscita una fiamma super grossa. Come mai? Come è super grossa? Eh sì. Non esiste. E come non esiste? No, no, ho fatto tipo boom! Ah, perché l'hai acceso nella fiamma al massimo? Forse. Il gas si accende nella fiamma piccola. Che puzza! Sì, infatti puzza troppo qui. Vabbè, metto a fare i pancake che è meglio. Me li sciacquo un pochino, va? Oddio! Cioè, guardate! Completamente bruciati. Vabbè, in questi giorni dovrò andare a tagliarli prima di arrivare in Italia, mi sa. Oddio, non mi è mai successo una cosa del genere. Che puzza. La tua padrona, si brucia? Oh mio Dio, cioè sono rimasti bruciati, guardate qui, puzzano, schifo, che schifo amore, sono rimasti bruciati, Bravo! Quindi andate a vedere il vlogmas numero 2 sul canale di Cesar. Ho già il titolo per il vlogmas di domani. Vediamo. Cioè di oggi. Madò! Come ho fatto?
Te l'ho detto, ho acceso solo il gas, ma è uscito un botto di fiamma super enorme. Mi spiace, te li dovrei fare come me. No, non è vero, però me li devo tagliare almeno fino a qua, a questo punto. Tutto questo lo devo tagliare? Sì. Che schifo. Vabbè, puzza domani... troppo, oddio. Sì, lo so, domani andiamo dal parrucchiere, posso ok? Un po', no? No, non mi piace, sono triste. Non voglio pensarci più, ma io vado a pensare ai pancake. Meglio mi leggo i capelli. Amore, che fai, il caffè? Le sai i miei pancake oggi a che gusto sono? Guardate la faccia quando si gira. Gusto pancake cannolo siciliano. Cannolo siciliano? Lo sapevo che avresti fatto quella faccia. Sì. Vuoi sapere come? Come ho fatto? Con la ricotta, zucchero e scaglie di cioccolato fondente da metterci sopra i pancake insieme ai frutti di bosco che non sono cannolo siciliano, ma vabbè, guardate i miei bellissimi pancake. C'era super gonfi, puzza di capelli, comodo, puzza di capelli? Sì, bruciati, uffa, non l'ho fatto apposta, altro che la mano del caffè. Allora io assemblo il piatto, more, un po' di lamponi, oh. Così, mamma mia che puzza di capelli veramente, poi una cucchiaiata di ricotta con il cioccolato e sopra qualche altra scaglietta. Così, e un bel lampone. Eh? Wow. Questi pancake sono degni di Bakery House, guarda. Buoni. Pronti i cappuccini bellissimi? No, questi sono caramel macchiato. Caramel macchiato? E la cannuccia? Guardate che bellissimi i miei pancake pronti. Stavo qui facendo un po' di foto. E Molly, vieni qua. Oh, guarda la mia ciabatta. Anzi, la mia pantofola. Si è rotta. Pure. Oggi mi sa che la giornata non è ok per te. Oh. E tra l'altro ci dobbiamo cucinare e ci abbiamo la festa. Quindi Allora mi sa che cucini tu meglio. Vero? Per non rischiare, è una delle mie giornate, no, ogni volta ogni tanto mi sveglio e faccio un casino dopo l'altro. Come quella ripresa in controluce che stai facendo adesso. Esattamente. Bene, dai, noi. Va bene, dai, noi adesso facciamo la nostra bella colazione e poi ci mettiamo al lavoro. Stamattina abbiamo un sacco di cose da fare, oggi pomeriggio pure dobbiamo cucinare praticamente tutto quello per la cena, quindi buon appetito. Allora, qui procedono i preparativi. Qui ho fatto i biscottini che decorerò, forse non so se scriverci il nome, tipo segna posto, boh, non lo so, mo vediamo quello che riesco a fare. Perché quello che devo far vedere è qui, quindi come faccio? Poi ho fatto tutti questi fiorellini e questo fiocco che sta qui in forma per la girella, cioè la, non la girella, oddio, come si chiama? La corona di cupcake che dovrò fare, anzi adesso mi metto a fare i cupcake. E poi ho fatto questi cioccolatini, guardate che carini che sono! Io ne voglio mangiare uno. No, questo. Non può, no! Ah. Non puoi, sono contati. Guardate che carino, ho trovato questo stampino che mi ero portata dall'Italia l'anno scorso, ma non me lo ricordavo più. E quindi sto facendo questi biscottini di omino di pan di zenzero, guardate che carini. No, biscottini, questi cioccolatini. Troppo carini. E niente, quindi questo qui è un po' quello che abbiamo fatto finora. Adesso stasera vado a comprarmi lo zucchero a velo perché poi devo fare la crema per i cupcake. Prima però. Prima da mangiare a Simon. Avevo pensato in realtà di fare un video mentre vi facevo vedere e come facevo la corona di cupcake, però oggi siamo un po' incasinati e tra l'altro sto col pigiama, quindi boh, non verrebbe un video un granché. Però comunque adesso in questo vlog vi faccio vedere man mano quello che faccio. Quindi per adesso ho fatto i fiorellini
e il fiocco. Adesso mi metto a fare i cupcake, cioè il tortino, che è sempre al cioccolato normale come l'avevo già fatto l'altra volta, e anche la crema al burro è uguale come quella che vi ho fatto vedere. Cucire solo gli spinaci. Sì, adesso in lo modo faccio. Da fare i cannelloni e farli un po' riposare. Così sì, in è, forma. È quello da fare dopo nella mia lista. Ok. Sì. La crema al burro poi è la stessa di quella dei cupcake, quelli che ho fatto l'altro giorno a forma di vestito. L'unica cosa è che ci metterò il colorante verde anziché il colorante rosa, quindi insomma in realtà sono abbastanza intuitivi. Comunque tra un po' vi faccio vedere insomma come va avanti la cosa. Quando me? Aguanta. Ya está grabando. Aguanta, es que me no me dice. Aquí estamos con Franci. Ciao. Allora, noi stiamo facendo tutti gli antipasti. Nel forno c'è il tacchino, i cannelloni, i rustici con le zucchine, qua sto facendo le pizzette, qua c'è il candy cane dolce. E Monci sei il mio cameraman oggi. Perché io ho le mani troppo sporche. Saluta Monci, saluta. Per prenderla. Io saluto. Hai San Moncis? Ecco Nena. Vi faccio vedere quello che è pronto, guardate. Biscotti con i nomi di tutti, cupcake, oggi mi sembra la sera di Natale, sì, fai? Cioccolatini fatti da Franci con quello stampino lì, altri cupcake, e qui dietro sono i nostri bollos che porteremo su tra un po'. Vi faccio vedere, allora io ho messo, qua c'è il casino di pasta sfoglia a forma di candy cane, e quelle saranno pizzette future. Qui ho messo la pierna, questa qua, una specie di prosciutto, un coso là, e all'incirca 1 ora e 30, però gli manca ancora 32 minuti. I rustici come stanno? Ancora non si sono gonfiati? No, stanno sopra, e qui sotto ci sono i cannelloni, quindi speriamo bene. Dai, siamo a buon punto. Sì, dai, più o meno. Ok, allora qui abbiamo fatto, cioè Franci ha fatto la crema Philadelphia. Dentro ci sono i mirtilli rossi, noci, erba cipollina e sopra peperoncini cipotle affumicati. Con questi, come si chiamano in Italia? Ritz. Eh? Sì. E ok. Quindi e poi sono uscite fuori, guardate queste. Guardate che belle. Con le zucchine, la pancetta, vero? Sì, e formaggio. E besciamella e formaggio. Buona. E sesamo. Le pizzette stanno in forno e anche i rustici con i giuste. Adesso andiamo su, mangiamo tutto. Questi e adesso io riscendo per prendo quelli con i giuste. Sono più difficile salire senza qui. Senza sì. Oddio, adesso c'è pure il coso. Aspetta, là, sì. Faccio? Aspetta, ti apro la porta. Grazie. Oddio, ok, vai. Guardate, siccome c'erano tanti bambini e non sapevamo, attenta, cosa farli fare, abbiamo affittato questo coso gonfiabile, un castello, che si gonfia qui dentro, e quindi tutti lì saltano. Guardate un po' il nostro super tacchinone, quanto è bello. Adesso ci abbiamo appena messo questa glassa al miele e speziata, profuma tantissimo di chiodi di garofano, troppo buono. E adesso bisogna cuocerla un altro pochino così stappata, perché prima l'avevamo chiusa con l'alluminio e si dovrebbe tutta caramellizzare. Guardate un po' che roba, ragazzi, veramente si vede troppo buono. Ho fatto la salsa quella là al caramello, guardate un po'. Dopo 2 ore di cotture a 130 e 15 minuti a 280. Mamma mia, mamma mia, guardate un po'. Che bontà. Andiamo sopra, dai. Non vi posso portare perché ho bisogno delle due mani qua, quindi mi dispiace. Allora, aggiornamento della mezzanotte. Il candy cane è quasi finito, è rimasto solo questa cosa, era di sfoglia. Qua ce l'hai fatto vedere o no? Mi sa di sì. Ok. E i cupcake sono rimasti un po', un bel po'. C'erano qui altri due vassoi. Sì. Qui nel vassoio dei biscotti è rimasto solo quello Cesare e Franci, tutti sono sorpresi sui loro. Lì c'è Simon che ha mangiato tanto stasera, hai mangiato tanto, Ciccio? E qui è dove c'era quella pierna lì, quella gamba,
e qui c'erano le cose di sfoglia, quindi bisognerà lavare. Francia, praticamente lavato quasi tutto, guardate. Quasi tutto. Quindi sei a buon punto, brava. E qui c'è un po' di rimasugli, il succo, non ne so, cose così. Vabbè, il gelato l'ho tirato fuori per mettere dentro del ghiaccio. Ah, poi ho fatto il caffè per tutti, guardate. Eccolo. E vi volevo far vedere quello che abbiamo ricevuto per regalo. E questo si è un po' sporcato, mi dispiace, però vabbè. Bisogna utilizzare le cose, raga. Ma non detto che dovevamo fare l'intercambio così? Mi sa di no. Allora, ognuno ha comprato dei regali. O forse sì, forse nel mio vlog l'abbiamo spiegato. Comunque a Francia è capitato questo. Questi si chiamano Bon o Bon. In Italia non l'ho mai visto, non so se esistono. Sono molto buoni, sì. È una specie di cioccolatino, ma con un po' di biscottino, specie quello del Ferrero. E vabbè, comunque è molto quello buono. Quello che abbiamo fatto, ho scoperto che in Italia si chiama il Natale segreto. Sì? Sì. L'intercambio? Ok. Questo hanno regalato a Franci, dei Ferrero. Senza sapere che in Italia il Ferrero è ancora più buono perché è italiano. Vabbè. Comunque a me hanno regalato questo coso qua. Cioè in realtà non si sapeva. Chi vi spiego? Mi giro. Oddio, allora in realtà non si sapeva chi doveva dare il regalo a chi. Praticamente si comprano dei regali un po' generici e si mette il nome nei fogliettini, lo metti in una busta, metti la mano, tiri fuori il coso. La prima a strarre il coso, il nome, è stata mia nonna e è capitata lei stessa, cioè quindi non si poteva farlo, allora l'ho rimessa dentro. E quindi, vabbè, divertente, prendi il nome e il nome che ti esce fuori tu lo devi regalare e poi dopo lui regala quello che è uscito fuori, eccetera. Quindi a me mi è capitato a Fer, cioè Fer ha regalato a me e io ho regalato a Ramon, quindi è rimasto tutto un po' così, tra di noi che siamo vicini, insomma. E questo è Starbucks Frappuccino, ma la cosa bella e interessante di questa confezione è questo termos di vetro, guardate. Sì, ed è molto bello con questo dettaglino qua sopra. Vediamo, io non l'ho visto. Guarda, è metallico. Carino, quello è perfetto per la mia palestra. Hai visto? Ah sì? Sì. Peccato che è mio. Peccato che ce l'hai già il termos. Beh. Quindi questo è 4 Starbucks. C'è uno che è frappuccino, questo è caffè e questo è mocca. Questi altri credo si ripetano, sì, mocca, caffè. Quindi vabbè, è andata diciamo bene. Noi abbiamo regalato, avete visto, oddio, nel mio vlog siamo andati a comprarli e abbiamo regalato delle tazze ripiene di cioccolatini che abbiamo acquistato qua. Sono cioccolatini che in Italia non si trovano, tipo gli Hershey's, questi qua. In più abbiamo trovato un calendario dell'avvento che qua non è molto comune trovarlo, quindi l'abbiamo incontrato, e tra l'altro uguale a quello che aveva preso Francesca, quello di Topolino. E quindi abbiamo fatto la tazza, era molto bella, natalizia, e la tazza ripiena di cioccolatini buoni e in più il calendario dell'avvento, quindi era un buon pacco, diciamo, un buon regalo. E gli quindi, è capitato a tua nonna? A mia nonna, quello Franci è capitato a mia nonna, che tra l'altro Franci si chiama Francesca, mia nonna si chiama Francisca, quindi l'equivalente ma in spagnolo. E quindi vabbè, la Franciscas. Immagino tua nonna ogni mattina prende il suo cioccolatino. Quindi vabbè, ragazzi, volete sapere che ore sono? Guardate, cioè, in realtà oggi è domenica, domani è lunedì e si deve, oddio, lavorare. Guardate, e le persone, perché non si vede tanto bene? Che mette a fuoco. Sono le 0:53. E le persone che stavano qui con noi domani mattina si devono alzare presto, andare a scuola, i bambini, andare al lavoro, quindi diciamo che è stato un po' anche un piacere che ci hanno fatto fare questa festa per stare insieme e salutarci. Beh, noi in realtà l'avevamo organizzata sabato, ma alcuni non potevano, quindi sì, l'abbiamo spostata domenica, quindi vabbè. Domani è giornata di pulizia tosta. Domani dobbiamo super pulire, poi dobbiamo andare in palestra. Sì, domani è un casino. Iniziare a fare le valigie. Finalmente è arrivato il momento di riposarci un po'. Buonanotte. Fa male i piedi, la schiena. Sì, da stamattina che siamo in giro. Sì. Cioè in piedi a fare cose. Comunque è andato tutto bene, dai, era molto buono. Dobbiamo assolutamente rifare i rustici, quelli là con le zucchine. Mi sono piaciuti buone, troppo. Sì, mamma mia, ne ho mangiato solo un terzo. E vabbè. Quindi adesso
finiamo qui questo terzo giorno di Vlogmas. Speriamo tanto che vi sia piaciuto, anche se non sono riuscita a farvi vedere un granché alla fine. Oh no, sto salutando! Perché ero troppo impegnata a cucinare, quindi insomma, ho fatto sì, qualche ripresina, un po' un casino. Eccolo il buccettino, eccolo qua. Lui è impazzito sopra la letto e poi ha saltato di sopra. Amore, ciao! E niente, quindi buonanotte, ci vediamo domani nel vlog di Cesar. Ciao, buonanotte. A domani.